Che cosa c'entra il mio cellulare con la distruzione della foresta pluviale? Una vita senza cellulari è inimmaginabile per la maggior parte di noi. In Italia, 9 persone su 10, dai 15 anni in su, ne possiedono uno e spesso lo cambiano. Questo gesto ha un forte impatto su esseri umani, animali e ambiente. Perché? Uno smartphone è composto da oltre 60 diversi materiali, tra cui oro, rame e tantallio, elementi estratti in varie parti del mondo, spesso illegalmente e con grandi rischi. La Repubblica Democratica del Congo è il secondo paese produttore di coltan da cui si ricava il tantallio. Là, la foresta pluviale viene distrutta e con essa l'habitat di molti animali rari, come gli scimpanzé. Minatori, inclusi i bambini, scavano nei tunnel delle miniere. Le orribili condizioni di lavoro e i bassi salari conducono a una spirale di povertà e dipendenza. Guerre civili e bracconaggio traggono profitto da questa situazione. Anche l'estrazione di altri metalli causa distruzione e sofferenza. Gli ulteriori trasferimenti non sono poi rintracciabili. I metalli raggiungono così i luoghi di lavorazione in Cina e India, paesi con gravi problemi sociali come estenuanti orari di lavoro senza protezione dalla tossicità e per salari che non garantiscono la sopravvivenza. Magia? Ecco gli smartphone nei nostri negozi. Ci sono arrivati con ulteriori trasporti che danneggiano il clima del pianeta. Per quanto tempo uso il mio cellulare? Per un anno e mezzo circa. Perché così poco potreste chiedere? Come consumatori siamo soggetti a sollecitazioni. Il tipo di struttura composita, difficile da riparare e fragilità insite fanno guastare i nostri cellulari. I produttori ci allettano con nuove funzioni e dispositivi sempre più evoluti. Perché? Per stimolare il consumo e aumentare il profitto. Cosa accade del mio vecchio smartphone? La maggior parte dei cellulari finisce in un cassetto, oltre 30 milioni in Italia. Riciclare ha senso sia per l'ambiente che per l'economia. Solo nell'ultimo anno tonnellate di rifiuti elettronici sono state generate in tutto il mondo, l'equivalente del peso di tutti gli europei adulti messi insieme o di 350 navi da crociera. L'Unione Europea conta 9 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti elettronici. Solo un terzo finisce in un ciclo professionale, il resto, 6,2 milioni, viene riciclato in modo improprio. Drammatiche per l'ambiente sono le 350.000 tonnellate di rifiuti elettronici illegalmente trasportate ogni anno per mare dall'Unione Europea nei paesi in via di sviluppo, dove, invece di ricevere un sostenibile riciclo, tali rifiuti sono smantellati per ottenere metalli di valore. Le parti in plastica vengono bruciate. Il risultato? Fumi tossici e massiccio inquinamento per l'ambiente, per i lavoratori e per le popolazioni. Cosa posso fare per evitare tutto questo? Molto. Abbi cura del tuo dispositivo per poterlo usare il più a lungo possibile. Più lo fai durare e meno danni provochi. Tu hai un vero tesoro tra le mani. Usa una custodia protettiva. Fallo riparare se si rompe. Informati, c'è forse un bonus per le riparazioni. Se hai proprio bisogno di un nuovo smartphone, comprane uno usato o che sia prodotto equamente. Dai il tuo vecchio cellulare al venditore o a un'azienda di smaltimento professionale o mettilo in una scatola di raccolta dell'Istituto Jane Goodall Italia. Parla dell'argomento in classe. Di ai tuoi amici e conoscenti di fare la stessa cosa. Insieme otteniamo di più.